In più di un mese di digiuno totale, tranne tre cappuccini al giorno, Roberto Giachetti, deputato del PD e vicepresidente della Camera dei Deputati, ha già perso 8 kg. Ma non intende rinunciare alla sua lotta per chiedere l'abolizione del porcellum. Con lui, uniti nel digiuno, anche se nella sola giornata di ieri, i sostenitori piacentini della mozione di Matteo Renzi, capitanati dall'ex sindaco di Piacenza Roberto Reggi e riuniti ieri sera in Sant'Ilario per l'incontro pubblico che ha dato ufficialmente il via al percorso congressuale a sostegno della candidatura del sindaco di Firenze a segretario nazionale del PD. Credo di ottenere che le forze politiche rispondano agli impegni che hanno preso in campagna elettorale, cioè di cambiare questa legge elettorale. In realtà non ci credo molto e se faccio lo sciopero della fame è proprio perché penso ci voglia qualcosa di più della semplice azione politica per ottenere questo risultato. Questo è il secondo sciopero della fame? Sullo stesso argomento sì, e l'ho fatto l'anno scorso, complessivamente ho fatto 123 giorni e purtroppo diciamo non siamo riusciti a ottenere il risultato. I circoli la sostengono e anche i dirigenti del partito, c'è una differenza? C'è una differenza, nel senso i circoli, la gente soprattutto quando giro, mi incita ad andare avanti e questo mi fa molto piacere, si è creato un grandissimo movimento di persone che si mobilitano per questo. I vertici del partito faticano un po' di più, ho ricevuto qualche insulto, qualche improperio. Aveva promesso di digiunare, l'ha fatto? Beh, l'ho fatto per solidarietà a Roberto Giachetti che è un testimone del nostro tempo, utilizza la pratica più estrema della non violenza che è il digiuno per contrastare un immobilismo sulla legge elettorale.